Vi voglio raccontare una storia che riguarda America. Scusate la voce, ma è qualche giorno che non sto tanto bene, quindi ho questa voce un po' cavernicola di nuovo. Io mi prendo sempre 3 o 4 raffreddori l'anno. Vi voglio raccontare questo. Una quindicina di giorni fa la cavallina si è sentita male e abbiamo dovuto chiaramente curarla, quindi è venuto il veterinario, l'ha visitata, poi dopo noi non c'eravamo, per cui ci ha dato una mano quella ragazza che ci dà una mano a sistemare i cavalli. Poi dopo che è stata visitata, vabbè, diciamo, è stata tenuta sotto controllo, misurare la febbre, poi dopo gli è stata fatta la terapia. La terapia consisteva in 2 punture da 50 cc, avete capito bene, non sto sbagliando numeri, 2 punture da 50 cc insieme, quindi una da 50, poi stacchi la puntura, cioè praticamente la parte della plastica si toglie, si mette l'altra e si fa altri 50 lasciando l'ago dentro. Quindi è una procedura che il cavallo deve essere tranquillo, stare fermo e farsela fare senza problemi. Una puntura, poi 3 giorni un'altra puntura del genere. E niente, poi dopo, vabbè, chiaramente le cose piano piano sono andate a migliorare, a posto, adesso la cavalla sta bene. Vi starete domandando, ma perché ci stai raccontando questo? No, capita tutti i giorni, situazioni di questo genere. Sì, certo. Il problema è quando il cavallo non si fa prendere, oppure quando il cavallo si fa gestire solo da una determinata persona. È una cosa che ho vissuto anch'io sulla mia pelle, su me stesso. Il mio primo cavallo, si parla di 30 anni fa, era così. Da me si faceva sellare, da me si faceva fare qualsiasi cosa, però un'altra persona che non ero io non gli faceva una puntura, non gli alzava un piede e non lo sellava. Avevo quasi una sensazione, no, di goduria, no? Dire, vedi, il mio cavallo si fa fare tutto da me e non dagli altri. Il mio cavallo si fa prendere da me e non dagli altri. Ma non è una cosa intelligente. Avere un cavallo così è un problema serio. Perché da un giorno all'altro può accadere qualcosa come è accaduto all'America. È un virus, si attacca, lo prende e il giorno dopo il cavallo ha la febbre, non mangia, hai bisogno di intervenire in qualche maniera e non è detto che tu lo possa fare te, perché se è una terapia da fare, diciamo, in maniera costante, giornaliera, una certa maniera, insomma, nel senso, richiede un po' d'attenzione, un po' di anche saper fare le cose, non è detto che il proprietario abbia certe competenze. Magari lo deve fare un professionista o magari lo deve fare il personale del maneggio. Quindi avere un cavallo che si fa fare praticamente tutto da chiunque è sicuramente da aspirare. Cioè, noi dobbiamo cercare di preparare il nostro cavallo, come dico un miliardo di volte nei miei video, a vivere nel nostro mondo serenamente. Per poterlo fare abbiamo bisogno di un cavallo che si faccia maneggiare anche serenamente, altrimenti può essere un grosso problema. E con questo arriviamo al video di oggi. Questi due cavalli qua giù che vedete alle mie spalle, che sono arrivate qualche giorno fa, martedì credo, hanno proprio questo problema. Cioè, dai loro proprietari si fanno prendere senza problemi, ma dagli altri no. E questo è una cosa, ovviamente loro sono venuti qua anche per questo, quindi tanto di cappello per aver riconosciuto che c'è un problema in questo senso qua. Però ecco, volevo portare anche a voi un po' questa realtà, che non è un caso singolare questo, ce ne sono molti di casi così e ogni volta che parlo con queste persone esce fuori un po' quello che pensavo io 30 anni fa. Ah, vedi, il mio cavallo è con me, è una maniera, con gli altri no, con me si fa tutto, con gli altri no, quasi un compiacevole, no, ammissione. No, si sta prendendo una cantonata veramente brutta. Non fate questo errore. Il vostro cavallo deve essere gestibile da tutti, con la stessa semplicità, alla stessa maniera. Il mio cavallo Eros, che è sicuramente un cavallo molto particolare, ok? C'è qualcheduno che lo chiama difficile, qualcheduno pericoloso, qualcheduno complesso. È sicuramente un cavallo che
con me lui è in una maniera e con gli altri è in un'altra, ma si fa fare tutto da tutti, cioè chiunque se gli mette la capezza, poi dopo si fa fare le punture, si fa mettere in ordine, eccetera, ok? Diverso è quando è in libertà, ma quella è un'altra cosa. Detto questo, cos'è che possiamo fare in questo caso qua? Allora, io, il mio compito di oggi è quello di riuscire quantomeno ad avvicinarvi e prenderla. Una delle due, sceglierò quale delle due prendere. Siamo in un luogo abbastanza grande, per cui qualcuno di voi che già mi conosce, quando ho già fatto dei video di questo genere qua, magari qualcuno che ha fatto anche qualche corso con me, sa che quando siamo in un luogo grande si possono applicare solo poche tecniche, ok? Il catching game, per esempio, non è facile da applicare. Soprattutto non è facile da applicare quando ci sono due cavalli, perché fanno combriccola, no? Quindi se ce n'è uno dei due che è peggio dell'altro, mi peggiora anche l'altro. Quindi io devo subito individuare chi dei due è più facile da prendere e concentrarmi su di lui e lasciare stare l'altro. L'altro non mi interessa. Quindi prima li devo studiare, poi capire chi dei due è più facile da prendere per me, perché chiaramente per un'altra persona potrebbe essere anche l'altro, e poi provo a prenderlo in una maniera che non sia traumatica. Perché questi non vanno via per dominanza, ma vanno via per paura, ok? Quindi devo fare in maniera molto, molto, molto soft. Non posso usare la tecnica che mi avete visto usare l'altra volta con quello stalloncino gypsy. Quello, vabbè, magari se ve lo ritrovo ve lo metto qua sopra il video. Perché in quel caso c'era dominanza, c'era della serie ah ah, non mi prendi, vai a quel paese, faccio quello che mi pare. Lì si può fare una maniera. Qua, se si fa quella maniera, con due cavalli che hanno timore di te, in un luogo così grande, è probabile che il video duri fino a domani. Allora, guarderò un attimo se riesco a fare quello che devo e poi magari vedrete dei tagli, vi metterò le parti più importanti, se no verrebbe troppo lungo. Però spero che già con questa chiacchierata vi si sia aperto, illuminata un pochino la mente. Vediamo un po' che succede. Questo in bella vista, non andate mai da cavalli così, che non vi fate vedere cosa ci avete in mano, cioè, deve essere chiaro per loro che io lo voglio prendere, eh? Ovviamente loro cosa stanno facendo? Stanno mangiando da questa rete, nonostante che ci sia il fango, piuttosto che da quella. Il motivo qual è? Chi di voi ci arriva? 1, 2, 3, 4, 5, ve lo dico io. È perché quella là c'ha i buchi più piccoli rispetto a questa di rete. E allora loro preferiscono mangiare da questa che c'ha i buchi più grandi. Vedete? Quello là che è il figlio, e da me lui non è che si fa avvicinare tanto volentieri. Ricordate, un conto è dargli da mangiare, un conto è prendilo. Una cosa che vi consiglio, che mi ha insegnato Pat, è che in certe cose, in certe situazioni dovete usare tutto quello che potete per arrivare al vostro obiettivo, ovviamente in maniera non hard, cioè non traumatica nei confronti del cavallo. Per cui
se qualcuno in questo momento sta pensando, ma così ti fai avvicinare il cavallo perché gli dai da mangiare? Sì, che mi interessa a me. Io in questo momento ho nella testa di riuscire a mettergli la capezza e prenderlo in una maniera che per lui sia piacevole, in modo che domani invece di metterci 3 ore ci metta 3 minuti. Io tutto quello che è nelle mie facoltà devo fare per raggiungere questo obiettivo. E se posso prendere una scorciatoia come quella del cibo, perché no? Dov'è il problema? Vedete cosa sto facendo, no? Sto facendo un po' di approccio e ritirata. Potrei provare già a mettergli la capezza adesso, ma non voglio, ma questo è buono, che lui ha visto che c'ho il cibo, dice, ah, allora sei interessante anche per me, ok? Vedete cosa fa lui? Lui va indietro. Se provassi a mettergli la capezza ora se ne andrebbe. Allora preferisco giocarci un po' così, e andarmene. Vediamo se cambia opinione. Magari può darsi che possa prendere prima lui che di lei. Io preferirei prendere lei. E vi spiego il motivo. Perché lei è la mamma. Quindi se io prendo lui e lui decide poi... lei decide poi dopo di andare via o di non avvicinarsi a me, e lui potrebbe magari impaurirsi o cominciare a tirare o fare lo scemo. Se io invece prendo lei, lui la segue. Ok, vedete qua? Potrei già prenderlo. Questo è buono. Ieri sera ci ho giocato un pochino, nel senso ho fatto un po' di approccio in ritirata andando a dargli qualcosa e poi venendo via, facendo approccio ritirata solo con un pochino di cibo e basta, e probabilmente a lui gli è piaciuta parecchio la cosa. Il fatto che non l'abbia preso è come se gli avesse detto, ah ok, non ha altri interessi, Questo è molto buono. Questo però è quello che vi dicevo prima, cioè io non voglio creare un trauma, voglio creare qualcosa che voglio lavorare oggi per domani, non oggi per oggi. Quindi vediamo se riesco a ottenere quello che è il mio intento, di prendere la mamma. Vieni. No, continui a venire, Bravo. Lui ha un carattere diverso dalla mamma e quindi chiaramente è un pochino più socievole. Negli ultimi 2 giorni stava in un angolo appiccicata alla mamma e non si avvicinava. Bravo, bravo, questo mi piace molto. Vediamo se riesco a prendere anche lei, Vediamo se riesco a avvicinarmi e a prendere la cavalla. Voglio tirarla via un attimo dal fango. Vieni, vieni. Bravissima. Bravissima. Brava. Brava. Tieni. Ha visto? Ha visto come ti ho fatto nulla? Avete visto che l'ho presa, ma l'ho portata via dal fango e non l'ho catturata, ok?
che non voglio che lei pensi che la voglio prendere, voglio che lei pensi che sono qui per lei, per creare un minimo di rapporto in questi pochi istanti, ok? Anche per suo figlio, che se lei sta serena, lui sta sereno, Questo è buono. Adesso provo di nuovo ad andare in zona collo e la voglio solo accarezzare. Qua, così. Qui, solo accarezzare. Sentite che lei ha cambiato già respiro? Che lei pensa che io la prendo. E invece non la prendo. Ecco qua. Altro premio. Adesso me ne vado e mi porto via lui. Vieni bimba, vieni, vieni piccolina, avanti piccolina, però è questo quello che voglio. Approccio e ritirata. Sì, sì, sì. Eccola qua. Vedete cosa ha fatto? Appena ho messo le mani lei ha fatto per andare via, ok? Quindi cosa faccio io? Gliela metto? No. Lascio un attimo così. Gli faccio fare giusto due passi. Giusto due passi. Eccola lì, basta. Ora te la levo questa. Vedete la differenza, la grande differenza tra come mi sto comportando con loro rispetto che come mi sono comportato nell'altro video, quando ho fatto il catch me con il gypsy. Qui io voglio creare in loro la sensazione di sicurezza. E nell'altro invece volevo creare in lui una sensazione di scomodità se sta lontano da me. Ok? Quindi in questo caso uso il rinforzo positivo. Nell'altro caso usavo il rinforzo negativo, cioè se stai vicino a me smetto di mettere pressione. In questo caso io non metto pressione se stanno lontani, ma creo comodità se stanno vicini, ok? Brava bimba, brava bimba. Facciamo come prima, Che ti metto qui, questo qui così. Ok, adesso gliela metto e poi dopo gliela tolgo, che lei così ha la sensazione di farsi mettere la capezza. E la sensazione di farsi togliere la capezza. E me ne vado. Vedete? Brava cicciola. Lei mi deve lasciare andare qui. Eccola qua. Questo mi deve lasciare fare, no? Lei è venuta da me perché voleva una ricompensa. Allora io adesso posso cominciare a parlare con lei, no? E dirgli ok, vuoi la ricompensa? Fai qualcosa per me, io faccio qualcosa per te. Brava! È brava questa cavallina! È bravissima! È bravissima! Vieni, vieni qua, vai. Vediamo. Vieni, 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 su. Allora, vi spiego una cosa. Come mai ci si abbassa e è più facile che i cavalli vengano da noi? Perché ci facciamo più piccoli e siamo quindi meno aggressivi nei loro confronti. Senza considerare che poi quando ci mettiamo in questa postura un po' rilassata, è un po' come il cane che si accuccia, ok?
un cane che si accuccia non vi mette l'ansia come un cane che vi ringhia o che vi guarda in maniera particolare, ok? Quindi è un po' la stessa cosa. Loro sono prede e se vedono il predatore che si abbassa, si mette in una maniera rilassata, ecco che è più facile che vengano, ok? Brava piccolina, cioè abbiamo questo stalker che non ce lo riusciamo a levare di torno, che è cattivone, e allora lo lasciamo fare. Vedete, guardate cosa è successo, io ho preso la capezza e lei dice: ah no, aspetta, se rifacciamo quello di prima. O magari no, magari voleva solamente andare a bere, questo non lo so, ma non credo, non si è fermata a bere. E adesso riproviamo, facciamo la stessa danza di prima, vediamo, abbiamo fatto due volte, dobbiamo farla almeno tre volte, ok? Ricordatevi che è sempre la prima volta il caso, la seconda volta è fortuna e la terza volta magari è perché veramente le cose stanno andando come noi si pensa, eh? Quindi io provo a avvicinarmi, ma lei, è meglio se lei viene verso di me, ok? Brava, brava piccolina, eh? Ti fa venire di qua? Brava! Eccola qua! Eccola qua, questa cavallina! Eccola qui, bella! Tieni! Questa è la ricompensa! Va bene? Ora che si fa? Ora un'altra cosa che posso fare è, anzi posso fare due cose, posso andare in campo e lavorare oppure posso portarla un pochino a mangiare l'erba. Secondo voi qual è la cosa più intelligente da fare in questo caso, una volta che l'ho catturata? È portarla a mangiare un pochino d'erba, magari 5 minuti, magari con lui sciolto intorno e poi dopo lo rimetti via. Questo crea rapporto. Se riuscite a riflettere un attimo, capite bene che se io in questo momento che l'ho presa dovessi bucarla, fargli delle punture, misurargli la febbre, eccetera eccetera, per lei sarebbe una situazione negativa, cioè sarebbe un ricordo non troppo bello, no, di questo momento, e probabilmente oggi magari riesca a farlo in qualche maniera, ma domani non si fa neanche prendere e devo rilavorare di nuovo e magari domani perdo tutta la mattinata, magari domani non ho la mattinata da perdere, devo fare tutto più in fretta, non ho pazienza, loro lo sentano questo e via e via. E capite che questa non è una cosa che si può fare al momento che serve, questa è una cosa che va fatta fino a che loro non si fanno veramente fare tutto da tutti, per dire: io adesso ho fatto questa operazione, domani la rifaccio, domenica la rifaccio, o io o mia moglie la rifacciamo, per preparare questi cavalli a essere maneggiati anche da altri, poi fra qualche giorno la facciamo fare anche da chi ci dà una mano qui a fare cavalli, in modo che piano piano cominciano a dire: ah ok, se una persona viene accanto, si mette di fianco, mi mette la capezza, poi dopo mi dà il premio, è un'abitudine che noi vogliamo andare a creare, no? Un riflesso condizionato, qualcosa che dice al cavallo: ah, ecco un altro che mi prende e comunque non succede nulla. Questo è importante, cercate di veramente di capirle queste cose qua, perché queste sono le basi. Si pensa a montare sul cavallo, a fare il piaffé, a fare i cambi di galoppo al volo, a fare gli spin, le pirouette, gli sliding stop, ma poi dopo non ci si focalizza sulle basi. Queste sono le cose che io vedo veramente sbagliare da una miriade di persone. Ma se non riuscite a mettere a posto queste cose qua, cosa fate poi se il cavallo si fa male e ha bisogno di un intervento urgente? Mettete il torcinaso, gli sparate con la cervottana per addormentarlo? Vi rendete conto? Quelli sono problemi seri. No, se non vi viene uno spin o uno stop. Quello è qualcosa di successivo. È qualcosa che, se è tutto in ordine, allora bisogna concentrarsi anche sul resto. Ma se io non ho questo, ho un cavallo che non si avvicina, ho un cavallo che non si fida, ho un cavallo che non si fa fare le visite veterinarie, mani scalco, piedi, stare legato, tutta questa roba qua, queste sono le cose che vanno insegnate fin da subito. Ok, dai ragazzi, io a questo punto
faccio quello che ho detto, la porto un pochino a mangiare l'erba e spero di avervi fatto magari raddrizzare qualche piega del cervello. E niente, ci vediamo al prossimo video. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love.